Allora ragazzi, finalmente a casa, sono stati 2 giorni di fuoco. Li avete seguiti con noi e avete potuto vedere quanto comunque è dura stare in coda per tutto quel tempo, ma comunque, spinti dalla nostra passione e la voglia di condividere con voi tutta questa esperienza, l'abbiamo fatto con piacere, come sempre. E adesso è ora di provare questo nuovo iPhone 4S e non possiamo che cominciare come sempre con il confronto con il suo predecessore, l'iPhone 4. Come vedete a sinistra c'è il mio iPhone 4 vecchio, tra virgolette, e l'iPhone 4S 32 giga, che è quello che ho preso oggi. Vi dico subito che avevo scelto il 16 giga perché comunque io la musica non la metto e l'unica cosa che sfrutto sono le foto e i video. Ma ho visto che i video che ho fatto oggi a Londra stamattina, uscendo dall'Apple Store, sono molto grandi, pur essendo molto corti, e più o meno un video di 90 secondi occupa circa 280 mega, quindi veramente molto grandi. Per questo ho deciso di prendere il 32 che avevo comprato insieme al 16. È una scelta che, diciamo, è stata obbligata proprio per questo motivo, poiché dei video Full HD che occupano tutto questo spazio mi costringono a scegliere il 32. Però, se non siete soliti fare tanti video e foto, potete tranquillamente scegliere anche quello più piccolo. Ma cominciamo subito dall'accensione e andiamo a vedere la maggiore velocità del 4S rispetto al 4. All'interno ci sono due SIM dello stesso gestore, la 3. Ci sono più o meno le stesse applicazioni installate e dunque sono a tutti gli effetti simili i due terminali. Vediamo se il 4S è più veloce e di quanto lo è. Vedete l'accensione? Ecco qui, il 4S è già partito e il 4 ancora sta caricando con la mela. Questo è il diavoletto. E apriamo. Ecco qui. Come avete notato, anche l'accensione, quindi del terminale, è molto più rapida, dovuta proprio al fatto che il processore dual core A5 contenuto nell'iPhone 4S non può che proporre una reattività, una velocità generale molto più elevata. Ma andiamo a vedere nell'utilizzo di tutti i giorni, quindi nell'apertura, di tutte le applicazioni più usate o anche dei giochi. Cominciamo ad esempio dalle impostazioni. Come vedete, molto più reattivo, anche se si tratta veramente di pochi centesimi di secondo. Una cosa che ho notato subito è anche la differenza, un'altra volta, di contrasto tra il 4 e il 4S. Come vedete, il 4S è molto più nitido e luminoso e se lo mettiamo al massimo della luminosità si nota ancora di più. Un colore, diciamo grigio del 4 sulla sinistra e un contrasto un po' più caldo e più luminoso del 4S. Usciamo, togliamo un po' di luminosità, se no viene troppo luminoso il video. Ecco qui. E apriamo adesso, ad esempio, una pagina di Safari. Vediamo sia in Wi-Fi sia in 3G la reattività e la velocità generale. Andiamo ad esempio ad aprire il sito Apple, che è un sito molto pesante, molto ricco di elementi. Ecco qui, il caricamento di Google, già è più veloce anche quello. Vediamo il sito come si carica. Ecco qui, vedete che comunque anche in Wi-Fi la velocità di caricamento, di rendering della pagina è più veloce quella del 4S. Andiamo ad aprire la pagina dell'iPhone. Saluti al caro Steve. Come vedete, in generale, comunque si nota in tutte le circostanze. Togliamo il wifi. E carichiamo un'altra pagina dello stesso sito, ad esempio la pagina dell'iPad.
come vedete l'iPhone 4S carica a 14.4, io mi trovo a Roma e dunque diciamo, l'HSDPA è supportato anche a queste velocità e la velocità generale di caricamento è superiore a quella dell'iPhone 4 che comunque viaggia a 7.2 MB. Come vedete, l'iPhone 4S sulla destra propone due tacche di segnale, l'iPhone 4 ne propone tre. Questa però è una cosa ingannevole, poiché l'iPhone 4, come sappiamo, ha questo problema della stretta con la mano sinistra che fa andare via il segnale. L'iPhone 4S questo problema non ce l'ha. Ecco, adesso ci sono tre tacche su entrambi i terminali. La doppia antenna, disegnata e ridisegnata da Apple per l'iPhone 4S risolve del tutto questo piccolo problema e lo andiamo subito a far vedere. Spostiamo, tra l'altro vedete che la pagina sull'iPhone 4 ancora non è stata caricata del tutto, quindi in 3G è veramente notevole la differenza. Prendiamo l'iPhone 4 e stringiamolo come sempre con la mano sinistra e tutti ricordiamo che facendo così il campo scende e infatti adesso c'è una tacca sola. E trattenendolo a lungo in questa posizione, addirittura anche l'ultima tacca se ne va e va via il segnale. Come vedete, è andato via il 3G, impossibile attivare la rete dati cellulare, ma questo lo sappiamo ormai da un anno. Sull'iPhone 4S questo problema non c'è, io lo stringo allo stesso modo, così come ho fatto sull'iPhone 4 poco fa e le mie tre tacche rimangono tre anche se lo stringo molto forte come sto facendo. Vedete? E questo perché comunque la doppia antenna sulla destra e sulla sinistra è riposizionata sulla parte superiore, come vedete, fa sì che il problema della mano sinistra fantomatica viene meno. A questo proposito andiamo a vedere proprio questa differenza che vediamo qui sulla parte laterale vicino al tasto di mute, e l'iPhone 4 non ha nulla. L'iPhone 4S propone questa stanghetta sia sulla parte sinistra che sulla parte destra, come vediamo. Dunque, problema antenna completamente risolto e una ricezione generale veramente notevole e superiore. Andiamo ad aprire un gioco pesante e andiamo ad aprire quindi Angry Birds Rio a unisono. Vediamo la differenza di caricamento. Ecco che sull'iPhone 4S è già partito, sul 4 segue a ruota di pochi istanti. Quindi la differenza c'è, ma comunque non così eclatante. La maggiore velocità di caricamento, come abbiamo detto, si nota in tutte le applicazioni, anche quelle un pochino più comuni, come ad esempio potrebbe essere YouTube. Siamo ancora in 3G, vedete il iPhone 4S ha già caricato, l'iPhone 4 sempre un pochino dopo. Questo, diciamo, fa sì che la percezione che si ha utilizzando l'iPhone 4S è veramente molto appagante, poiché la reattività dovuta al processore, dovuta comunque alla differente architettura con cui è stato disegnato e pensato questo nuovo terminale, lo rende veramente il top rispetto al suo predecessore, quindi il top per quanto riguarda la dotazione hardware a fronte di una estetica praticamente identica. Cambia soltanto, e torniamo a rivedere la parte laterale poiché mi sono dimenticato di farvi notare questo aspetto, la posizione del tasto mute che è leggermente spostata verso il basso. Questo perché, per far spazio all'antenna, è
è stata spostata di qualche millimetro. A questo proposito andiamo a provare una custodia che ho usato fino ad oggi sull'iPhone 4 e che vediamo non andare più bene per l'iPhone 4S. Vedete? Il tasto home risulta leggermente sfasato rispetto all'apertura dedicata. E dunque tutte le custodie che fino ad oggi andavano bene per l'iPhone 4 dovranno essere modificate, quindi l'iPhone 4S ha bisogno di custodia con un'apertura leggermente più bassa del tasto mute. Torniamo al nostro test. Rimettiamo il wifi. E notiamo che chiudiamo l'App Store su entrambi i terminali. E andiamo a verificare la velocità di caricamento dell'App Store, che è un'altra applicazione molto pesante per quanto riguarda il caricamento dei dati. Vedete? Molto più rapida quella del 4S. Per ciò che riguarda la velocità, mi sembra che ci siamo e siamo tutti convinti che l'iPhone 4S lo è molto di più rispetto al 4. Prossimamente poi proporremo anche il test della batteria, che Apple ha dichiarato essere molto più performante, quella del 4S, e andremo a verificare anche questo. Mettiamo da parte adesso l'iPhone 4, che comunque resta un gran bel telefono. E andiamo ad analizzare le novità, le altre novità, a parte la velocità e la sostituzione di un processore dual core A5, e andiamo a vedere quello che abbiamo già visto stamattina in anteprima, che è Siri, che è la vera e propria rivoluzione di questo iPhone 4S. Per ora solo in inglese, francese e tedesco, ma che arriverà prossimamente nei prossimi mesi anche in italiano. Ma già in inglese è veramente appagante e divertente. Oggi abbiamo fatto vedere come cercare una pagina Wikipedia. In quel caso, per chi non ha visto il video, ho dato un comando a Siri di trovare la pagina di Steve Jobs su Wikipedia. Vi dico subito che questa funzione Siri può essere attivata sia premendo il tasto home, come richiamare il controllo vocale a cui eravamo abituati, ma anche è molto più comodo avvicinando l'iPhone all'orecchio, quindi con il sensore di prossimità parte il nostro amico virtuale Siri, e questo si imposta dalle impostazioni generali Siri in questo punto qui. Alza per parlare, se lo mettiamo su on basterà avvicinare il telefono all'orecchio e Siri partirà. Adesso ve lo faccio vedere premendo il tasto home, poiché dovrei spostare l'iPhone e non mi vedete. E andiamo a dare un comando, ad esempio. New SMS to mama. What do you want to say to Mama Cell? Mama, see you later, ok? Bye bye. Updated your message. Ready to send it? Send it. Sorry, I don't understand. Sandy, would you like to send, cancel, review, or change it? Send. Okay, I'll send your message. E come vedete, insomma, praticamente non abbiamo la stessa percezione del controllo vocale, che sbagliava qualsiasi nome pronunciavamo, e quindi praticamente nessuno di noi, o pochissimi, hanno utilizzato questa funzione. Io personalmente non l'ho mai usata. Mentre Siri è esattamente un amico virtuale, in questo caso c'è una voce femminile, ma a volte risponde una voce maschile a seconda delle applicazioni o delle funzioni che andiamo a richiamare. E ci risponde in modo personalizzato, sembra quasi che
chiacchieri con noi, che ci chieda delle cose a cui lei si aspetta una risposta anche veloce. Sembra anche stranirsi quando sbagliamo, ci rimprovera e ci dice in modo secco e imperativo cosa vogliamo fare, modificare, inviare, insomma, deciditi. Ci fa, diciamo, questo effetto. Set my meeting for Friday. Okay, what time is the meeting? 5 p.m. Okay, I set up your meeting for this Friday. Are you ready for me to schedule it? Confirm. Okay, it's scheduled for this Friday. Come vedete, ci risponde sempre in modo impeccabile. E tra l'altro il mio inglese non è così, diciamo, elevato come pronuncia. Basta parlare un pochino in inglese scolastico, poco più, e si riesce a comunicare con Siri e a sfruttarlo in ogni sua caratteristica. Possiamo fare veramente di tutto, possiamo aprire le applicazioni, cercare pagine su Safari come vi ho già fatto vedere, impostare un allarme, un reminder, una nota, dettare un SMS, dettare una mail, aprire una mail, controllare una mail, veramente di tutto e di più. È veramente un assistente virtuale a tutti gli effetti e ci eviterà tante volte di sfruttare il touchscreen e di dover scrivere sullo schermo cose che possiamo dire invece a voce. E questo era Siri. Quando arriverà in italiano, credo che sarà una rivoluzione per tutti noi e le nostre abitudini cambieranno ancora una volta. Per ora, che è inglese, è, diciamo, poco più di un gioco e sfruttabile solo, per qualche, circostanza, come ad esempio l'apertura di pagine o il controllo del meteo. Per il resto, scrivere in inglese un messaggio o una mail non credo che molti di noi lo faranno. Altra novità. La fotocamera e la videocamera, questo ovviamente non posso farvi vedere, diciamo, la qualità delle foto e del video, e dedicheremo un'altra recensione scattando foto e creando una galleria fotografica, ma possiamo però riprendere il nostro iPhone 4, chiudere in entrambi i terminali la fotocamera. E lanciarla per vedere la differente reazione, reattività. Guardate, ecco qui. Questo lo sapevamo perché l'avevamo già visto nella presentazione. La fotocamera molto più reattiva, diciamo, la velocità di scatto davvero elevata dell'iPhone 4S. La fotocamera è un 8 megapixel contro un 5 megapixel e i video sono in Full HD. I video sono fantastici, ho provato stamattina e rivederli sul computer a grande schermo equivale quasi a vedere un video girato con una reflex in Full HD 1980x1080. Che altro dire dell'iPhone 4S? Le novità, come detto, sono più che altro sotto il cofano, e questo già lo sapevamo, la delusione di non aver visto un iPhone rinnovato anche nell'estetica, credo che comunque venga meno una volta che si acquista questo 4S e si notano tutte queste migliorie che lo rendono al 100% migliore rispetto al 4. Io ho preferito cambiare ancora una volta, questa volta l'ho scelto bianco. Per ovvie ragioni, poiché il bianco Apple è il colore preferito da Steve, e in questa occasione ho sentito la voglia di prenderlo bianco anche per questo motivo. Vi lascio con un saluto, dandovi appuntamento a recensioni specifiche di applicazioni di altri aspetti di questo nuovo iPhone, a partire proprio dalle foto e dai video. E per ora vi saluto. Sono stati 2 giorni veramente intensi e credo che sia arrivato il momento di riposare un po'. Un saluto ragazzi, Gigi Calabro per iPhone Italia.